Noi siamo partiti da questo schema che Paolo ci ha aiutato a costruire, che è stato molto interessante, perché praticamente pone le scelte che si possono fare per cambiare il mondo, per essere il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo, a partire dall'individuo fino ad arrivare a scelte che si inseriscono in un progetto molto globale. Abbiamo poi pensato quali erano questi cambiamenti che si potevano avere in questi gradi e ci sono stati quindi anche dei focus, diciamo, su quello che potrebbe essere fatto anche a livello di comunità locale o anche più ampio per attivare questo cambiamento. L'individuo potrebbe cominciare per esempio a pensare se vuol fare un'adesione a una dieta vegetariana piuttosto che a mangiare carne, e questa è una scelta che ha conseguenze anche più ampie se sono tanti individui a farla, però che naturalmente non richiede altro che la propria individuale adesione a questo progetto di vita. Dall'individuo partono i linguaggi con cui si possono anche spiegare i cambiamenti. Noi abbiamo notato che c'è stata una grande differenza, una grande difficoltà anche a porre l'alternativa in termini di linguaggio, perché siamo abituati a parlare con i linguaggi propri dello sviluppo, di questa economia che ci domina in ogni momento della nostra vita. Quindi anche il linguaggio può essere rivisitato. E questa rivisitazione va fatta dal punto di vista individuale e poi pian piano diventa anche quello un cambiamento sociale. E ci sono anche dei meccanismi, Paolo ci ha detto, io non lo sapevo proprio, qualcuno forse lo conosceva già, che esiste un progetto Arcobaleno, le pagine Arcobaleno, che per esempio pubblicano tutti quelli che possono essere i produttori locali che sostengono delle economie alternative. E questa cosa può essere per esempio un progetto che si può fare anche a livello locale, iniziando a conoscersi meglio come realtà. E il consumo meditato, quello che noi diciamo il consumo responsabile, il consumo meditato è sempre una cosa che parte da noi. Provo ad urlare. Il consumo meditato, per esempio, che è quello che è un'alternativa, diciamo, è un approfondimento di quello che noi definiamo il consumo responsabile, perché proprio vuole essere questa riflessione sulle nostre capacità di evitare i condizionamenti all'atto del consumo, delle compere, degli acquisti. Però pian piano si arriva al consumo critico, che già investe una fascia più ampia che può essere appunto la famiglia. Si arriva ai bilanci di giustizia, speriamo, questa è una delle proposte, speriamo di poter far nascere qui bilanci di giustizia, far nascere qui un nodo locale di bilanci di giustizia, che sono appunto delle famiglie che si mettono insieme, già la famiglia in primis, e poi anche con altre che si mettono insieme per analizzare come gestisce il proprio budget familiare, verso quali consumi è orientato e come può cambiarli, come può diventare più solidale, come fare consumi più etici, come cambiare delle abitudini, degli stili di vita, partendo proprio dall'analisi di come normalmente si spendono invece i soldi. È un modo che si può fare naturalmente nell'ambito della propria famiglia, ma si può estendere a una rete di famiglie che vogliano fare questo complimento, e c'è proprio un'organizzazione anche a livello italiano di come si possono fare questi bilanci di giustizia. Quindi anche qui si potrebbe costruire un nodo locale per questi bilanci, e potrebbe essere una bella cosa. Naturalmente il nostro modo di relazionarci poi sarà anche attraverso dei forum sul nostro sito web, incontri che potremo fare, e sono piccoli semi che possono essere gettati per far nascere qualcosa di diverso. Da qui possiamo avere, per esempio, imparare, reimparare l'arte delle cose fatte da sé, le riparazioni, tante piccole cose che oggi in questo tempo di economia sofferta riscopriamo importanti, perché magari ci rendiamo conto che non c'è neanche più l'artigiano che ce le fa e si stanno perdendo dei saperi. Allora questi saperi devono passare anche attraverso la possibilità di riappropriarcene,
E poi ci sono delle esperienze già in atto. Ieri questo gruppo era molto composito, ma aveva anche molti aderenti, diciamo, a questo pensiero del rinnovamento. Erano persone che già erano abbastanza convinte su questa strada e quindi avevano fatto delle esperienze, quindi è stato bello anche da questo punto di vista dello scambio, del confronto. E ci sono delle realtà che hanno già iniziato ad attuare i laboratori del fai da te, da partire dalla cucina, dalle conserve, fino ad arrivare proprio alle piccole riparazioni, alla legatoria, a tante piccole cose che poi possono diventare, e questo è fondamentale in tutto quello che ci stiamo dicendo, in realtà un cambiamento di relazione, perché la base di tutte queste di tutti questi cambiamenti che si possono attivare è il fatto che comunque costruiamo relazioni diverse da quelle che l'economia di mercato ci induce ad avere, che sono soltanto relazioni economiche. Noi vorremmo avere relazioni umane. Quindi la relazione umana consente anche, per esempio, di arrivare al baratto, quindi a scambiarsi delle cose, oppure fare un servizio l'uno per l'altro, tipo la banca del tempo, la banca delle ore. Quindi sono tutti progetti che potrebbero partire anche da qui, da questa nostra riunione, ed essere poi portati avanti. Appunto, quello che può essere un'economia, una relazione amicale, può prevedere la nascita di qualche gruppo di acquisto solidale, quindi questa eliminazione dell'intermediazione tra chi compra e chi produce, e per comprare esattamente quello che ci serve, quindi un'analisi anche dei bisogni, e per far produrre quello che effettivamente serve alla comunità locale. Da questo si può partire ancora a un altro livello, perché può diventare, come l'esperienza dei distretti di economia solidale, qualcosa che investe non solo la comunità locale, cioè non solo la fascia amicale di prossimità, ma anche proprio la comunità locale. Si possono creare reti di gas, si possono scambiare informazioni sulle produzioni, sui semi, sul minore impatto ambientale, cioè si parte da un granello, ma si può arrivare veramente a fare un cambiamento anche locale, perché anche decidere cosa si coltiva è una scelta fondamentale. Noi siamo schiavi da questo punto di vista, perché è vero che troviamo di tutto, però noi non sappiamo più da dove ci viene e non sappiamo che cosa mangiamo, e per quanto ci dispiace assai, anche questa nostra terra sappiamo bene che produce dei frutti che a volte nascono da terreni dove ci sta tutto, e poi ci chiediamo quale sia la fonte di queste malattie che vediamo avere un'incidenza così forte, pur non avendo noi le fabbriche e le industrie. Noi abbiamo gli stessi problemi di una civiltà molto industrializzata, perché ci siamo presi i residui tossici nocivi di tutto un testo produttivo che è venuto a soffrire qui, e questa è un'altra piaga per noi. Quindi sapere di poter fidarsi anche del produttore, sapere che cosa sta mangiando lui e che cosa da mangiare a noi, e scegliere quel che si vuol mangiare insieme, è veramente un atto fondamentale. Ci sono altre proposte, l'autoproduzione, che è un po' anche quella produzione dal basso di cui si diceva prima, quella riprendersi i capelli del fare, l'economia del dono. C'è stato un ragazzo che ha raccontato che lui è stato in Danimarca, ospite di una famiglia che aveva conosciuto tramite internet, perché c'è un sito che fa proprio questi scambi, e dice: io non dovevo nulla per l'ospitalità, perché c'è proprio lo scambio, però lo scambio ce lo siamo fatto con un dono, io gli ho portato una cosa da Napoli, loro poi magari possono ricambiare l'ospitalità, mi regalano qualcosa, cioè non c'è bisogno dei rapporti umani, che tutto passi solo per il denaro. Denaro lo possiamo accantonare come pensiero, possiamo pensare a costruire relazioni che abbiano un altro modo di intendersi, veramente che partano da una umanità condivisa. Poi ho detto del baratto, il microcredito. Noi abbiamo, ecco, queste scelte di finanza che a volte ci sembra quasi obbligatorio. Noi passiamo per le banche magari comprano le armi. Non ci importa che cosa, cioè non ci importa, non sappiamo neanche che cosa loro vadano a finanziare con i soldi che ne mettiamo in banca, però ognuno di noi si pone il problema di conservare in qualche modo qualcosa per i tempi più duri.
però esistono banchi come Banca Etica che fanno delle scelte diverse, esistono progetti di microfinanza locale che attivano magari delle potenzialità e danno la possibilità a piccoli progetti che però sono concreti e portano un cambiamento anche economico in certe zone più deprimate, oppure con delle idee migliori che portano avanti un diverso modo di vivere la realtà. E allora anche il microcredito, quindi la scelta di come e la consapevolezza di dove vanno a finire questi nostri risparmi diventa un fattore di cambiamento importante. Gli orti urbani, questi sono nati in molte città, potrebbero essere proposti anche qui, sappiamo che c'è un progetto che loro hanno fatto sugli orti sociali nelle scuole, però stenta a decollare, quindi la necessità di riappropriarci del verde, questo verde urbano spesso trascurato, se fosse affidato a qualcuno che se ne prende cura, può diventare un orto sociale, di dare vita alla possibilità di produrre anche sul nostro territorio qualcosa che noi sappiamo essere fatto in un certo modo. Il progetto Medibus che sta in piedi l'hanno spiegato anche come è anche quella, soprattutto fondamentalmente, una relazione tra persone, l'affidarsi nell'affidare il proprio figlio, il coinvolgersi nell'accompagnamento dei ragazzi, è qualcosa che coinvolge la comunità locale e che diciamo attiva buone pratiche che possono poi servire a una migliore relazione tra tutte le persone. Poi abbiamo i negozi che vendono prodotti sfusi, per esempio, il fatto di evitare gli imballaggi, una maggior possibilità di rivolgersi, appunto, di evitare gli imballaggi, di attivare anche sul territorio negozi che vendano prodotti sfusi per evitare tutta una un rifiuto, una generazione di rifiuti che poi sappiamo bene non abbiamo più spazio neanche per metterlo, quindi il problema del nostro pianeta è che siamo sommersi dai rifiuti. Quella diapositiva che ha fatto vedere Paolo ieri era sconvolgente, però è una realtà, le ricche città vivono perché comunque convivono con la spazzatura che producono e quella spazzatura diventa le baracche, gli slums, diventa un modo di vivere delle ricche, proprio è una piaga che esiste in tutto il mondo. Noi portiamo in Africa i nostri rifiuti tecnologici o in India e loro vivono dei nostri rifiuti e vivono sui nostri rifiuti. L'esperienza di Coraloscio di Valle Ale, che si è raccontata tante volte, praticamente si vive sui rifiuti della società occidentale. Sappiamo proprio questo modo di pensare. Poi abbiamo altre scelte come l'autoaiuto, i servizi di prossimità, cioè ci possiamo scambiare anche servizi tra noi per un maggior benessere interpersonale, possiamo aiutarci in un contatto. D'altro canto in piccole realtà si nota, non so, magari due mamme che si mettono d'accordo, tu vai a portare il bambino in piscina, tu me lo riprendi. Beh, queste piccole forme di aiuto possono diventare anche più organizzate, tipo il car sharing, che significa condividere l'auto, oppure il carro che può essere anche fatto da un punto di vista del pubblico proprio. Il comune potrebbe mettere delle macchine a disposizione che vengono prese soltanto quando occorrono. Questo significherebbe che ci potremmo tranquillamente fare il numero dell'auto per spostarci, quindi era solo delle necessità. Noi poi siamo su un territorio piccolo, 4 km quadrati, eppure abbiamo una densità di autovetture che è spaventosa, abbiamo più auto che spaventosa e più parcheggi che parchi, cioè veramente siamo invasi da queste auto. Il carpooling, che significa riempire la macchina per andare al lavoro o fare una commissione quando ci si può incontrare. Mi dicono che è così. Così? Altri esempi della raccolta differenziata che si può fare diversamente, i piani energetici comunali, va bene, che questi sarebbero da approvare, comunque dovrebbero prevedere un po' chi si intreccia con democrazia, anche nei discorsi di democrazia partecipata. Le transition town che stanno già studiando oggi, quali dovrebbero essere, come si potrebbe vivere senza
far ricorso ai combustibili fossili e quindi già adesso stanno cambiando il modo di approvvigionarsi di energia. Quindi sono esempi dove anche noi nel piccolo possiamo cominciare a pensare, per esempio questa città che è tanto sole, perché non potrebbe andare tutta l'energia solare. La moneta locale, ecco, oltre alla moneta tradizionale ci sta questa esperienza di Arcipelago Scheltria, anche altre esperienze analoghe, dove invece esiste una moneta che circola solo per la comunità locale ed è anche quella basata sul cambio di tempi, ore o servizi o sconti che circolano. E magari se ci sta il ragazzo di Arcipelago Scheltria, poi in un'altra occasione ce lo dirà pure, ieri ce l'ha illustrato, ma avremo magari un punto che potrebbe essere un altro incontro più approfondito per vedere come si può partire. L'obbedienza civile, questa addirittura è una provocazione che sta nascendo sull'acqua, perché noi abbiamo fatto un referendum che si sta verificando, abbiamo avuto questa votazione del 2 agosto dove nel lato 3, il nostro ambito territoriale, si sono addirittura votati gli aumenti anziché arrivare a quella riduzione del 7% che abbiamo prevedeva, può partire una protesta in termini di riduzione della bolletta del 7%, perché noi per obbedienza civile alla legge che abbiamo portato avanti non intendiamo assumere il profitto del 7% in bolletta. Questo quindi l'aumento per noi non deve esistere. Sono forme di protesta, però sono forme di protesta civile che possiamo mettere in atto. E poi piano piano la bioregione, cioè a livelli più ampi, le scelte sul chilometro zero, a livelli ancora più ampi possono essere anche quelle delle buone pratiche di integrazione e d'accoglienza. Noi salutiamo Padre Giorgio che ci ha raggiunto, grazie. Poi appunto quella di banca etica che può diventare un investimento globale, possono esserci reti di banche non solo a livello nazionale. E poi la solidarietà che si fa normalmente attraverso le botteghe delle Eque Solidale, sperando che questi poveri verso cui si indirizza la nostra solidarietà per dei progetti dove si conoscono le cooperative che formano e che producono questi beni che noi chiediamo, possano poi diventare a loro volta delle comunità che si sostengono, che si autosostengono e non abbiano più bisogno di questo nostro supporto. Però intanto che non lo fanno, quella è una forma di solidarietà che probabilmente non possiamo negare, che dovremmo anche considerare. Direi che qui carne a cuocere ce n'è tantissima, le nostre proposte dopo saranno anche sintetizzate perché arrivo a altri momenti dove ci incontreremo e vediamo esattamente cosa vogliamo mettere fuori. Però di qua io credo che queste fondamentali, quelle dei gas, quelle della banca del tempo, quella di un nodo dei bilanci di giustizia, di costruire la propria impronta ecologica, capire quanto spendiamo, quanto pesiamo sul pianeta e quindi riflettere, partendo da noi, su questo, su come possiamo cambiare dal più piccolo gesto a quello che poi investe una comunità via via più ampia, sia proprio fondamentale nell'incontro, nella relazione, nel confronto con cui possiamo partire per essere noi il cambiamento.